Salvaguardia della vita umana in mare, con le numerose emergenze affrontate per curare la vita degli immigrati, tutela delle aree marine protette e delle biodiversità, controllo del traffico di rifiuti e della sicurezza delle risorse idriche, lotta all'abusivismo edilizio e vigilanza. 413 operazioni di soccorso per quasi 600 persone, oltre 20.000 controlli nell'ambito demaniale e migliaia di interventi contro gli illeciti e il bilancio della Direzione Marittima di Napoli per il 2014, comprendente le capitanerie del capoluogo, di Salerno, di Castellammare di Stabia e Torre del Greco. Ascoltiamo il comandante in seconda della Capitaneria di Napoli, Aniello Cuomo. C'è tutta un'attività che non si vede, un'attività di amministrazione attiva che va dalla certificazione delle navi in materia di sicurezza e che è molto intensa qua nel compartimento marittimo di Napoli, perché in Campania c'è il 72% degli armatori nazionali. Quindi pensate che solo nel corso di quest'anno sono stati rilasciati circa 700 certificati di sicurezza per le navi mercantili. Importanti attività portuali per Salerno al comando di Gaetano Angara. Il compartimento marittimo di Salerno si estende dal comune di Positano al comune di Sapri, quindi moltissimi chilometri di costa caratterizzati da particolarità e morfologie diverse e esigenze diverse di intervento della autorità marittima. Il compartimento sostanzialmente il punto principale è il porto di Salerno, un porto commerciale che ha, anche nell'anno scorso ha avuto dei trend positivi anche rispetto ad altre situazioni dei porti nazionali, laddove ci sono state delle deficienze. Il porto invece di Salerno ha, dal punto di vista commerciale, ha avuto dei grossi successi. Peculiari e intense le attività tra Torre del Greco, comandata da Rosario Meo, e Castellammare, capitanata da Savino Ricco. Torre del Greco, il compartimento marittimo di Torre del Greco, scontra la più grossa marineria d'Italia, una delle maggiori marinerie d'Italia, con i suoi oltre 100.000 marittimi iscritti nei registri, nelle matricole detenute dalla capitaneria di porto di Torre del Greco. È una città praticamente intimamente collegata al mare, con anche grosse imprese armatoriali che ivi vi insistono, e con tutte le grosse problematiche che sono naturalmente, che in questo momento stanno incidendo sull'assetto proprio marittimo lavorativo nazionale. Questa altissima valenza turistica ci impone ovviamente di dare molta priorità a tutte quelle che sono le problematiche di carattere ambientale, perché la salvaguardia dell'ambiente marino, quindi la qualità del mare, costituiscono la base per il settore che prevale ovviamente, che è quello turistico. Quindi molto impegno nel cercare di tutelare la qualità del mare.